Allora, buonasera a tutti, grazie per essere venuti qui così numerosi. Siamo qui stasera per presentare il numero 12 della rivista di Jacobin Italia. E Jacobin è una rivista trimestrale nata appunto, diciamo, quanti anni fa? 30. 3 anni, 12, di 3, sì. Diciamo, questo ultimo numero che è uscito, diciamo, circa un mese e mezzo fa, ha un titolo abbastanza emblematico, che è Le città ingovernabili. Il numero è uscito appena prima, delle elezioni amministrative che si sono tenute, appunto, qui a Torino. Ma anche in altre città d'Italia importanti che hanno visto un primo turno, mi sembra circa metà settembre, qualcosa del genere, e poi il ballottaggio, nel caso dei ballottaggi, circa appunto a metà ottobre. Il titolo, diciamo, apre subito un pochino quello che vuole essere anche la discussione di questa serata, cioè appunto le città che dovrebbero essere in teoria così le dimensioni politiche di maggiore prossimità rispetto a, e quindi di un rapporto di più stretta rappresentanza tra popolazione e rappresentanti e politica, invece nel corso degli anni, nel corso di questi ultimi decenni, si sono trasformate in un rapporto sempre più distante, in una dimensione sempre più impotente di rappresentanza politica e di potere decisionale e di appunto di capacità di direzione della gestione della vita locale. Questo è stato l'esito appunto di un processo molto, molto lungo, che è iniziato un po' con la privatizzazione dagli anni Ottanta, col processo di privatizzazione, insomma, del modello neoliberista, che ha visto, insomma, alcuni passaggi cruciali, in particolare, diciamo, appunto, sia la perdita, diciamo, di controllo comunque dei soggetti, insomma, delle partecipate che hanno visto un processo appunto di privatizzazione, di parziale privatizzazione, e quindi è venuto meno un elemento di capacità di incidere nella vita della città e dei servizi. Un altro elemento fondamentale è stato, diciamo, con il patto di stabilità e crescita, il concorrere degli enti locali quindi diciamo, un annullamento, diciamo, a un regime di austerità, quindi a far fronte, diciamo, al debito che incombe, diciamo, che deve fronteggiare lo Stato, e quindi si è chiesto anche agli enti locali di contribuire a partecipare a questa gestione. Questo però ha portato nel corso del tempo una riduzione sia del personale degli enti locali, sia appunto una riduzione enorme delle capacità di investimento da parte degli enti locali. L'esito, insomma, di altri processi ha portato un po' a quella che è la situazione attuale, e che è stata registrata ancora una volta da una fotografia impietosa, che è stata quella dell'astensione, che ha colpito in tutta Italia, in tutte le elezioni locali, e in particolare qui a Torino, dove abbiamo, insomma, registrato purtroppo un'astensione record. Qui siamo in Barriera di Milano e qua, insomma, si sono toccate punte di astensione enormi, al ballottaggio addirittura inferiore al 40%.
Quindi insomma, io diciamo, inizierei aprendo un pochino la discussione. Ci tengo a dire, ecco, che presento un secondo quello che è il progetto della nostra organizzazione, Comet Officine Corsare, che secondo me, secondo noi, insomma, in generale, è strettamente legato a questo tema. Comunet nasce 2 anni fa e nasce da un'analisi condivisa da parte nostra, che appunto una certa modalità di fare politica non riusciva più a parlare, ad arrivare alle persone, non riusciva più in qualche modo a incidere nella realtà a essere efficace anche nella ricostruzione di un rapporto di fiducia che era stato eroso nel corso del tempo. Quindi abbiamo deciso di lasciar perdere per un po' di tempo la dimensione elettoralistica, la dimensione elettorale, e abbiamo deciso di cercare di radicarci nel territorio, in particolare nelle zone più disagiate, dove sono più forti le contraddizioni del modello dominante, per cercare di ricostruire una dimensione collettiva, una visione collettiva basata sul principio del mutualismo. E attraverso il mutualismo, quindi, di cercare di costruire delle risposte condivise, collettive, a dei problemi che individualmente non riusciamo nella nostra quotidianità ad affrontare. Abbiamo purtroppo dovuto fare i conti anche noi con la pandemia e quindi adesso finalmente questo si spera sia il primo anno in cui possiamo effettivamente lavorare sul territorio con continuità, però ecco, i risultati di queste elezioni, insomma il grande astensionismo che ha caratterizzato queste ultime elezioni, in qualche modo se, da una parte ovviamente ci preoccupa molto, dall'altra è andata un pochino a confermare, diciamo, l'idea che era alla base del progetto, cioè di ricostruire appunto un percorso attraverso l'azione e attraverso appunto la collettività. Introduco brevissimamente i nostri ospiti di questa sera. Qui di fianco a me abbiamo Lorenzo Zamponi, che è ricercatore di sociologia alla Scuola Normale di Firenze. Lorenzo fa parte del desk di Jacobin Italia e fa parte di un'associazione di cui facciamo parte anche noi, insomma molti di noi, quindi Comunet, che è l'associazione nazionale App sulla testa, un'associazione anch'essa nata molto di recente, circa 1 anno fa, che cerca di, diciamo, basata sull'idea, ecco, di attivare campagne su cercare di quindi portare massa critica sulle varie campagne per cercare di portare appunto di dare forza ai diversi percorsi attivi nella società. In realtà è molto di più, nel senso che fanno parte di app persone, soci che fanno parte poi anche di diverse realtà o singoli o persone che fanno parte di diverse realtà attive sul territorio. E insomma, è un'associazione che vi consiglio ovviamente vivamente di consultare, perché anche questa fa parte diciamo, di un'innovazione da un punto di vista politico. Poi abbiamo Magda Bolzoni, eccola lì, che saluta. Magda è PhD in sociologia e lavora al Dipartimento Cultura, Politica e Società all'Università di Torino. Infine abbiamo Carlo Capello. Eccolo là. Carlo è professore associato di antropologia culturale all'Università di Torino ed è autore, insomma, di diversi libri. È curatore con Giovanni Semi di Torino, un profilo antropologico. Geografico, però Giovanni si arrabbia. No, scusami, E anche Marco. etnografico. No, l'antropologia viene dopo perché è un libro più recente, Ai margini del lavoro, un'antropologia della disoccupazione a Torino. Ecco, che abbiamo anche qua, se volete. Ecco, lo spottone. Non era preparato. Beh, inizierei subito, diciamo, da Lorenzo, quindi chiedendo un pochino a Lorenzo, ecco, come è nata
e il significato, ecco, di focalizzare l'ultimo numero di Jacobin sul tema dell'ingovernabilità delle città e qual è stato il tipo di lavoro che ha cercato di sviluppare il tema. Ciao a tutte e a tutti, grazie dell'invito. Non devo ripetere perché insomma è già stato detto, Jacobin Italia è una rivista che esiste da 3 anni, questo è il nostro numero 12, quindi sempre il nome delle tabelline di cui parlavamo prima. Chiude in qualche modo il nostro terzo anno di attività e abbiamo deciso di dedicarla al tema della città esattamente come si diceva prima, perché c'era questa tornata di elezioni amministrative e noi ritenevamo insomma di voler portare un contributo tematico ovviamente di analisi sullo stato delle città e della politica all'interno delle città. Ora dirò alcune cose, ovviamente non faccio il riassuntone del numero perché sono 140 pagine e vorrei evitare di tenere tutta la sera, mi concentro un po' su alcune questioni che per noi insomma sono state centrali e sulle basi delle quali abbiamo voluto sviluppare questo ragionamento. Jacobin Italia fin dall'inizio, insomma poi ovviamente su anche ispirazione della rivista sorella americana, vuole avere uno sguardo da una parte esplicitamente militante, esplicitamente schierato sia dal punto di vista politico sia dal punto di vista sociale di classe e allo stesso tempo un punto di vista in qualche modo non ideologico, non settario, non legato a questo o quel gruppetto, a questo o quel singolo punto di vista, provando insomma a mettere insieme punti di vista diversi in una battaglia delle idee che sul piano culturale sappia fronteggiare direttamente il pensiero dominante. Fare questo sul tema della città in occasione della tornata amministrativa per noi voleva dire tenere insieme tanti piani di ragionamento diversi. Anche il titolo, questi delle città ingovernabili, parte un po' dall'idea, dalla valutazione, insomma dall'osservazione che abbiamo fatto poi nella nostra discussione, di una crisi, okay, del contesto urbano, nelle sue dimensioni sociali, produttive, ma anche politiche, e di un dualismo fortissimo, no? Nell'articolo introduttivo Giuliano Santoro prende come uno degli esempi di questa crisi lo spettacolo periodico, no? Cui assistiamo ogni tanto del corteo dei sindaci, cui le persone che sono elette in un ruolo di rappresentanza e anche di governo in realtà diventano a loro volta, okay, protagonisti di un evento di protesta perché il meccanismo dell'amministrazione comunale non rende possibile, okay, o quantomeno incita allo scaricabarile fra livelli amministrativi e altre questioni che segnalerò dopo. Quindi in qualche modo una centralità sicuramente del livello cittadino, ma una difficoltà, okay, nel renderla concreta e operante. C'è uno degli articoli che abbiamo messo in apertura, che l'ha scritto Carlotta Cacciagli, insomma ricercatrice che si occupa di questioni urbane al Politecnico di Milano, prova a mettere un po' in discussione il rapporto città-provincia e a ragionare sul fatto che sì, è vero, viviamo in un contesto di centralità delle città, viviamo in un contesto in cui ci viene spesso detto che la stragrande maggioranza del PIL, dell'innovazione, dell'avanguardia culturale e così via avviene all'interno delle città. Pensiamo a tutta la retorica che è stata fatta negli ultimi anni su Milano, okay? Su Milano come hub dell'economia italiana, dell'innovazione, come capacità di produrre PIL più del resto del paese e così via. Nello stesso tempo però tutta questa economia, tutta questa innovazione, tutta questa vita si concentra su cosa? Sull'economia dei servizi, in particolare sull'economia della ristorazione, degli eventi, del divertimento, oppure della finanza, della turistificazione, della gentrificazione, e la provincia teoricamente in qualche modo subordinata e appunto non centrale alle dinamiche economiche, sociali e produttive, diventa molto banalmente il luogo della produzione. C'è una cosa assolutamente insomma non da ignorare nel contesto economico in cui siamo, e quindi abbiamo voluto che, adesso eravamo partiti con l'idea di fare un numero sulle città, siamo arrivati all'idea di fare un numero su città e territori, ok, su come le città e i territori che vi stanno intorno interagiscono e su cosa significa questo politicamente.
anche solo banalmente per il fatto che viviamo in un paese in cui l'84% delle persone vive in centri che hanno meno di 200.000 abitanti. Okay? E quindi ragionare su cos'è una città e cos'è un territorio va sempre chiaramente messo in discussione e analizzato. Abbiamo provato a ragionare un po' su quello che succede dal punto di vista, insomma, sociale, economico, urbano, ok, nei territori che viviamo. C'è un dialogo con Saskia Sassen sull'idea delle città globali, quindi di come la centralità delle metropoli rispetto agli stati-nazione, facendo un po' il tagliando, insomma, questa analisi vent'anni dopo. Abbiamo anche tradotto una serie di articoli, come facciamo in realtà ogni numero, dalla rivista Sorella Americana, che parlano un po' di quello che succede in altre parti del mondo. Parliamo appunto delle politiche urbane e abitative in contesti come New York e Londra, ma anche in contesti come Berlino, ok? Raccontiamo la battaglia sugli espropri. Beh, quella cosa l'abbiamo scritta, abbiamo fatto uscire questo numero prima che ci fosse poi la vittoria elettorale appunto del referendum sulla possibilità appunto di espropriare le proprietà immobiliari ai grandi gruppi che ne controllano buona parte nella città di Berlino, ma anche cose, insomma, più storiche, per cui un'analisi storica di quello che è tuttora considerato storicamente il più grande, il più avanzato esempio di edilizia pubblica in Europa, Vienna Rossa, no? E quindi tutto il sistema di case popolari e in qualche modo comunque di edilizia residenziale pubblica di quella città. Parliamo della Malamovida, okay? C'è un articolo sulla Malamovida che prova anche a raccontare un po' come, no, questa cosa che ci viene sempre descritta come un fenomeno alieno alle dinamiche della città e quindi da criminalizzare, da affrontare con sguardo securitario, come un evento imprevedibile che disturba la vita della città, e quando invece è esattamente l'altra faccia di quello che accennavo rapidamente prima, e cioè di una città che diventa solo economia dell'evento, del divertimento, della gentrificazione, del turismo, svuotata di residenti e quindi strutturalmente portata a creare valore, profitto, economia esattamente solo su certi tipi di attività, che poi si sveglia la mattina e scopre che certi tipi di attività risultano poi incompatibili con i pochi che ancora vivono in determinati quartieri, e invece di ragionare su come cambiare questo modello e come rendere appunto una comunità attraversabile in modo diverso da gruppi sociali diversi che hanno esigenze diverse, appunto se ne esce con l'ordinanza, con la chiusura anticipata e con tutte le cose che abbiamo visto negli ultimi anni. Parliamo un po' chiaramente di vuoti urbani, ora su questo non voglio dilungarmi perché volevo concentrarmi più sugli aspetti più direttamente politici, no, ma su anche come la pianificazione, okay, delle nostre città e l'idea di riutilizzo e di rigenerazione, insomma, sia un campo di conflitto e di analisi da non dimenticare intorno a tutti noi, no, quello che sta succedendo in tutte le città negli ultimi anni. Ripeto, cito solo un caso perché è universale, che è quello delle caserme, okay, dismesse dalla fine dell'esercito di leva, date ai comuni, poi in ogni città c'è un conflitto su cosa fare su una caserma di questo tipo, e poi insomma proviamo un po' a arrivare a ragionare sull'elemento più politico, okay? Su perché le città in qualche modo sono ingovernabili, perché il livello che appunto, lo diceva Alessandro prima, no? Ha una, per ragioni di prossimità territoriali, è quello in qualche modo che sente anche l'adesione più spontanea e automatica delle persone, cioè il livello locale, è quello che poi ci porta invece a un'affluenza di meno del 50% a queste amministrative e alla scena che citavo all'inizio del corteo dei sindaci, insomma. E ragioniamo su perché le città sono ingovernabili e perché in qualche modo questa capacità di essere luogo di elaborazione e innovazione democratica che in altre epoche hanno avuto sia così difficile da fare in questo momento. Un primo elemento in qualche modo di ostacolo che segnaliamo è quello del meccanismo istituzionale. Ora di questo non voglio dilungarmi troppo, magari se ne parlerà poi nel dibattito, però secondo me se ne parla troppo poco. Siamo a 2 anni dal trentennale dell'elezione diretta del sindaco, quindi la grande riforma del 1993, che ha ridisegnato sicuramente il modo in cui si fa politica a livello locale e che l'ha ridisegnato in una maniera che 30 anni dopo possiamo
onestamente giudicare come estremamente problematica da troppi punti di vista, con da una parte un accentramento fortissimo, okay, dei poteri di governo nelle mani del sindaco, e dall'altra parte allo stesso tempo un meccanismo che si rivolta contro i sindaci stessi, okay? Lo dicevo prima, lo scaricabarile istituzionale è legato esattamente a questo, all'idea che, non so come dire, si alimentano per motivi elettorali e per il meccanismo che appunto chiama il candidato a essere un candidato presidenziale, che quindi promette nella sua persona le grandi prospettive di cambiamento, appunto a alimentare aspettative poi appunto sistematicamente deluse, e che danno vita anche a stagioni amministrative che rischiano di lasciare poco. Ora, noi siamo nel 2021, 10 anni fa abbiamo avuto, no, nel maggio del 2011 la doppia elezione di Giuliano Pisapia a Milano e di Luigi De Magistris a Napoli, che segnava in qualche modo una centralità fortissima dei sindaci a livello politico, con l'elezione di due sindaci che si ponevano radicalmente in alternativa, non solo rispetto all'assetto di governo allora esistente a livello nazionale, che era il tardo berlusconismo, ma anche a quello che stava per arrivare, cioè il governo dell'austerità. E dopo 10 anni, sì, c'è molto da dire, ok, ne parliamo anche un po' del numero, su quello che queste esperienze poi hanno veramente lasciato nelle città, anche molto per elementi strutturali. Oltre al meccanismo istituzionale che citavo, c'è evidentemente il meccanismo finanziario, ok? Lo citava anche Alessandro prima, il cappio del debito, il meccanismo dell'austerità, dei patti di stabilità interni e così via. Se viviamo in un paese in cui un comune su 8 è in stato di dissesto o di predissesto, c'è qualcosa che non funziona nel modo in cui funziona la finanza pubblica a livello locale, e il modo in cui la finanza pubblica a livello locale viene utilizzata come elemento di governo, okay? Come elemento di non governo, per fare in modo che le città non siano governate, per fare in modo che le città non possano essere elementi di partecipazione democratica e di cambiamento. Su questo c'è un'analisi di Marco Bersani, correlata da una serie di dati, dal mio punto di vista, particolarmente illuminanti. E poi c'è un terzo elemento, che è quello delle privatizzazioni che abbiamo vissuto negli ultimi 30 anni. Qua abbiamo ospitato un contributo di Tommaso Fattori, che negli ultimi 5 anni è stato consigliere regionale di opposizione in Toscana, ma prima era stato fra i promotori della campagna referendaria per la ripubblicizzazione dell'acqua, e gli abbiamo chiesto appunto di fare il punto sulla centralità di queste strane bestie chiamate multi-utility, okay? Su come il meccanismo delle privatizzazioni impatti sulla democrazia a livello locale, perché è evidente che se settori sempre più ampi della nostra vita collettiva non sono gestiti dall'amministrazione comunale, ma da aziende più o meno di proprietà pubblica, ma anche quando di proprietà pubblica gestite in meccanismi assolutamente privatistici e gestite proprio anche dal punto di vista del loro funzionamento, della composizione degli organismi di governo, per non essere oggetto di discussione democratica, c'è qualcosa che non funziona. Ancora una volta, ai sindaci poi viene chiesto di rappresentare il comune in una miriade, okay, di enti e agenzie di secondo livello in cui devono rappresentare il territorio, in cui in realtà l'elemento della discussione democratica molto raramente arriva. Dico solo un paio di cose per non farla troppo lunga, su un articolo che ho avuto invece la possibilità di scrivere io, su, al netto di tutto questo, di tutte queste ostacoli strutturali, okay, che ho citato finora, cosa si può fare all'interno delle amministrazioni locali dal punto di vista di un eletto, di un'eletta di sinistra. Ho fatto delle brevi interviste con alcune persone, okay, che stanno nelle amministrazioni comunali in modi molto diversi, perché c'è chiaramente il consigliere di opposizione, c'è chi sta in maggioranza, c'è chi è da solo e chi è in coalizione con altri, ci sono miliardi di configurazioni che influenzano evidentemente il modo in cui si sta in un'amministrazione comunale. Però, per ragionare al netto di tutto questo, cosa si può fare? Allora, su questo faccio un passaggio rapidissimo. La metafora, secondo me, ho deciso poi di fare il titolo dell'articolo, viene da Dimitri Palagi, che è un consigliere di opposizione a Firenze, eletto in Firenze Città Aperta, che è una lista di cittadinanza, insomma, con dentro esperienze diverse,
E lui faceva riferimento a Game of Thrones e diceva: io mi sento sulla barriera, okay? Io so che sono in un luogo a me ostile, non solo a me ostile, ma ostile alla mia visione del mondo e a cosa vorrei io dalla politica, però so anche che se non ci fossi qua io a presidiarlo succederebbe qualcosa di grave, perché so bene che determinate questioni, so bene che la mia capacità di incidere realmente sulle decisioni che vengono prese è minima. So altrettanto bene che se non ci fosse la nostra presenza qui, un certo punto di vista sul mondo semplicemente non esisterebbe. E lì faceva esempi non solo di temi, ok, prettamente politici, faceva la politica della memoria, l'antifascismo, le foibe, ma anche di una cosa molto banale di terra a terra, ma di cui quella città in cui a me è capitato di vivere per 12 anni si parla molto, cioè il nuovo stadio, ok? E diceva, beh, finché non siamo intervenuti noi, il fatto che forse poteva esserci un problema a regalare un privato, uno stadio pubblico, che comunque dovevamo ragionare di stadio dal punto di vista dell'interesse pubblico e non solo dal punto di vista di una società privata, non era nel dibattito. E di questa cosa si è parlato, ok, perché noi l'abbiamo portata nel dibattito. Questo è un elemento, insomma, che emerge molto fortemente, mentre emerge molto fortemente da parte di altre esperienze anche il tentativo, ok, di aggirare un meccanismo istituzionale costruito per ostacolare determinati punti di vista. Questo lo spiega molto bene Federico Martelloni, che è stato per 5 anni consigliere di opposizione a Bologna per Coalizione Civica. Lui dice: la grande battaglia è quella contro la frase no, questo non si può fare, okay? E quando sono stato una settimana fa a presentare questo numero di Giacobini Italia a Trieste, ospiti di Adesso Trieste, che è la lista che appunto ha appena preso l'8% delle comunali in quella città, loro hanno detto la nostra sfida dei prossimi 5 anni è non dire mai questo non è di competenza dell'amministrazione comunale, okay? E cominciare a ragionare su come se ci sono dei limiti istituzionali, ma siamo una forza politica, siamo attori politici, abbiamo la capacità di fare politica e di organizzarsi intorno ai limiti istituzionali, che significa organizzare e mobilitare le persone, le energie, le competenze, fare pressione, proporre soluzioni. Martelloni ci ricordava, il comune non ha competenze sul lavoro, ci inventiamo dei meccanismi di applicazione di determinate regole sul lavoro per avere il deor al barista che lo chiede, noi in quel modo riusciamo a entrare in qualche modo in un campo in cui strettamente la competenza non ce l'abbiamo, e sono chiaramente mille altre esperienze di questo tipo. Il dato di Ford che emerge fortissimo, e poi chiudo perché sto già sforando il limite che ci eravamo dati, è che da una parte appunto ci sono tutte queste limitazioni, okay, nella politica a livello locale, dall'altra la politica a livello locale è l'unica in cui da sinistra si riesce a costruire qualcosa di innovativo e molto banalmente a conquistare consenso. Tornando all'esempio di Firenze, alle comunali si votava lo stesso giorno che per le europee, nel 2019, la lista della sinistra alle europee a Firenze prende poco più del 3%, la candidatura di Antonella Bundo alle comunali lo stesso giorno nella stessa città prende il 7,5%, più del doppio, okay? Perché è evidente che quello che si riesce a costruire a livello locale, quello che a livello nazionale invece come prospettiva non esiste. Questo si riesce chiaramente molto banalmente perché c'è un ruolo di supplenza. Ci sono queste esperienze di tipo diverso, chi più partitico, chi più civico e così via, che però fondamentalmente agiscono come supplenza dei partiti. Qualche anno fa c'erano gli indipendenti candidati alle liste dei partiti, ora al massimo c'è qualche candidato di partito candidato nelle liste indipendenti. Okay. E se guardiamo la biografia di questi eletti e di queste elette, vediamo la storia dei movimenti, dell'associazionismo, di tutto quello che si è mosso in questo paese negli ultimi decenni. Questa è una cosa che da una parte ci mostra, okay, una vitalità della società italiana e la capacità di produrre politica anche nella crisi dei partiti, dall'altra parte insomma ci pone l'idea che questa supplenza non sia eterna. E su questo chiudo, perché è una cosa insomma che viene molto anche dalle chiacchierate che ho fatto, tutte queste esperienze dicono: ma noi avremmo bisogno della capacità di uscire dal livello locale per sfuggire in qualche modo alla trappola fra la marginalizzazione, okay, e venire a fare mera testimonianza, e la cooptazione e l'omologazione, che è un certo meccanismo di centrosinistra, liberista, eccetera, risucchi in qualche modo le potenzialità di cambiamento che ne abbiamo portato. Questo la chiudo perché questa mi sembra anche la sfida su cui credo sia interessante discutere insieme.
se le città sono ingovernabili, per tornare al titolo, per noi non è una cosa positiva, ok? Ma è una sfida su cui ragionare e su come invece cosa nelle città ci può dare la possibilità di una grande stagione di partecipazione democratica. Grazie. Grazie mille Lorenzo, e con Magda e Carlo proverei a calare un pochino questo quadro sul nostro territorio, su Torino. Sì. Torino che insomma è una città abbastanza emblematica per tutta una serie di dinamiche che Lorenzo ha menzionato, e Torino insomma è una città della povertà e della disoccupazione, specie giovanile. Torino è una città abbastanza emblematica della disillusione, come abbiamo visto anche alle recenti elezioni, appunto come ricordato poc'anzi, e dello scollamento quindi tra popolazione, partecipazione politica e democrazia rappresentativa. Torino è una città in perenne crisi di identità, con la crisi della sua dimensione industriale, che non sembra avere fine, con il passaggio poi a una dimensione della città della cultura, del turismo, fino insomma alle retoriche di questi ultimi anni sulla rigenerazione urbana, con ovviamente relativi processi di gentrification insomma il ruolo della città universitaria e dell'aspetto della dimensione digitale. Però Torino è anche, insomma in qualche modo questo ci chiama in causa, auspichiamo che ci chiami in causa, è una città, è la città dei, insomma, dei legami sociali esistenti fuori diciamo dai radar e dal discorso pubblico. Allora con Magda e Carlo proverei ad approfondire un pochino questi aspetti, e non so chi vuole iniziare dei due, però insomma a Magda chiederei di soffermarci appunto sulle retoriche urbane più recenti, ad esempio la crescita urbana, la rigenerazione, e proiettare questa dimensione su Torino. Invece con Carlo, partendo un pochino dalle tue ricerche etnografiche sui disoccupati, cercherei di capire qual è la dimensione liminale di Torino e quale scollamento si verifica tra le periferie e il centro, e che distacco hai riscontrato tra i tuoi interlocutori e la politica. Sì. D'accordo, inizierei giusto due parole. Allora, direi subito il fatto che ho letto l'ultimo numero di Jacobin, che ho apprezzato molto, perché ci sono moltissimi articoli allo stesso tempo interessanti e approfonditi, che affrontano tutta una serie di tematiche importanti, no, per riflettere sulle città italiane e su questa caratteristica dell'ingovernabilità, no? Che si può intendere in molti modi diversi in realtà, no? Qua forse il tema è il fatto che non si possono più gestire certe leve di potere, no? E questo poi impatta anche sui meccanismi di rappresentanza, no? Forse questo è un po' il filo che unisce buona parte degli articoli. Ecco, come ci eravamo detti, no, io pensavo un po' di declinare queste tematiche in riferimento al caso torinese, in riferimento anche a qualcosa che è stato detto prima, no? che Torino ha una particolarità, è stato detto tantissime volte, in realtà forse è un luogo comune, però i luoghi comuni sono utili a volte, no? Come ci ricordava sempre Giovanni quando lavoravamo insieme al libro Torino, un profilo etnografico, no? Torino è un laboratorio, no? Sempre stato un laboratorio dal punto di vista produttivo e economico, quando era la città industriale fondista per eccellenza, è stato un laboratorio anche per certe trasformazioni politiche, no? Per certe svolte anche dei partiti di centro-sinistra, per dire, no? Insomma, questo mostro che si fa passare per un partito di centro-sinistra, forse a Torino, no? È stata una delle città in cui è stato sperimentato prima, no? E comunque Torino è un laboratorio a tantissime, quindi, che ci permette di riflettere su tantissime cose. Per parlarne io vorrei partire appunto dalle mie ricerche sul campo, dalle mie ricerche etnografiche che ho
condotto un po' di anni fa ormai, dal 2014 fino alla fine del 2016, quindi in un periodo in cui gli effetti lunghi, no, la coda della grande crisi globale si facevano sentire a Torino con particolare rilevanza. No? Una ricerca che io ho dedicato ai disoccupati adulti. No? Il tema della mia ricerca era l'esperienza della disoccupazione, non la disoccupazione giovanile, ma la disoccupazione delle persone di una certa età. In modo particolare mi interessava il tema e la questione della perdita del lavoro, che a Torino si faceva sentire così urgentemente. E questo come si collega alla questione della politica e della governabilità, eccetera, eccetera. Beh, c'è un filo conduttore, evidentemente. La questione è questa. Quello che sembra di poter dire rispetto alla questione dei disoccupati, dei disoccupati torinesi, è che c'è in qualche modo una relazione metonimica tra i disoccupati e la città di Torino. Una relazione metonimica perché quello che mi sembra di aver colto da un punto di vista antropologico rispetto all'esperienza della disoccupazione, delle persone che perdono il lavoro, è che queste persone, le persone che ho incontrato quantomeno, si trovano in una condizione liminale, di liminalità, di sospensione, di attesa, no? Di attesa di trovare eventualmente un nuovo lavoro, in una situazione che è caratterizzata da una mancanza di status, no? Nel doppio senso del termine, status come ruolo, no? Perché non hanno più un lavoro, non hanno più un'occupazione, e status anche nel senso di riconoscimento e di valore. No? Queste persone si ritrovano senza uno status, senza un ruolo e anche in una certa misura senza un'identità. Quindi utilizzando il termine classico, antropologico, possiamo definire la condizione di disoccupazione la condizione di liminalità. E questa condizione liminale, no, che è fatta di sospensione e assenza di un'identità, è quello che in buona sostanza caratterizza anche la nostra città. Torino stesso, questo è liminale, no? In una fase prolungata e indefinita di sospensione, perché non è più, no? Non è più la città industriale fortista, la città della Fiat, no? La città fabbrica per eccellenza, una che ruotava sia dal punto di vista economico ma anche dal punto di vista sociale, ruotava intorno alla Fiat, no? Non è più questo da molto tempo. Se poi uno va a vedere anche le varie trasformazioni economiche, ma non è di fatto diventato qualcos'altro, no? Non è più, ma non è ancora, no? Non è ancora qualcosa di diverso. Noi non ci pensiamo mai, ma tendenzialmente i cambiamenti in effetti sono triadici, no? Non più, poi c'è una fase intermedia e poi si potrebbe diventare qualcos'altro. Questo vale anche per le città, però Torino è bloccata in questa fase di sospensione di attività. E questo si vede, no? Soprattutto se osserviamo e se pensiamo ovviamente alla città dal punto di vista di persone come i disoccupati che ho incontrato nel corso della mia ricerca. Se guardiamo a Torino, no? Invece dal punto di vista tipico, che è quello che più spesso viene preso in considerazione, degli abitanti del centro, tra moltissime virgolette, no? Che siano appartenenti alle classi alte o anche semplicemente a quelle classi intellettuali, in un modo o nell'altro apparteniamo tutti. Ecco, se guardiamo a Torino dal punto di vista di queste classi, forse Torino sembra cambiata, è cambiata sicuramente, è anche migliorata da alcuni punti di vista, ma da molti punti di vista, poi, da diversi punti di vista. Ma se invece guardiamo alla realtà torinese dalla prospettiva, no? dei disoccupati e in modo particolare di quella membri e rappresentanti di quella classe operaia,
quella classe lavoratrice, ma diciamolo anche quella classe operaia, no? Che in tutte queste trasformazioni, cambiamenti economici che hanno interessato la città nel corso degli ultimi decenni, si è ritrovata in buona parte marginalizzata, no? E anche in una certa misura, come nel caso delle persone che ho incontrato, di fatto espulsa, no? dal mondo del lavoro. Allora vedremo che effettivamente Torino, certo, non è più quella di un tempo, è cambiata, ma non è diventata qualcosa di diverso, e rimane senza un'identità, senza uno status, diventa una realtà liminale. Questo di fatto ha tantissime conseguenze da diversi punti di vista. Noi oggi dobbiamo parlare un po' di politica, no? Effettivamente nel corso della mia ricerca politica locale, mi sono occupato anche di questo, no? Non era mia intenzione originariamente, però era un tema che ritornava spesso. E parlando con queste persone, che forse non sono molto rappresentative, ma da altri punti di vista sì, disoccupati, come dicevo, ultra quarantenni che abitano nelle periferie di Torino, in modo particolare nella periferia sud, la maggior parte delle persone che ho incontrato erano di Mirafiori Sud, per una serie di motivi legati alla ricerca. Parlando con queste persone, il tema della politica, potremmo anche dire dell'antipolitica, del rifiuto della politica, ritornava sempre, no? Perché, se posso dire, cosa caratterizzava l'atteggiamento, il posizionamento dei miei interlocutori nei confronti della politica era, da una parte, un fortissimo sentimento antipolitico, un rifiuto della politica, generalizzato tendenzialmente. Un rifiuto della politica che all'epoca prendeva la strada del non voto oppure di un forte appoggio nei confronti soprattutto del Movimento 5 Stelle. Come poi abbiamo visto, questo si è poi tradotto nella vittoria, insomma, di Chiara Appendino, no? E io all'epoca fui uno dei tanti che rimasi stupito da questa affermazione, no? Ero all'inizio della ricerca, non avevo ancora elaborato la ricerca di un libro, ma ecco, se avessi fatto più attenzione, no? Già all'epoca, quello che dicevano i miei interlocutori, forse avrei capito prima, non sarei rimasto stupito. Effettivamente era fortissimo. Quindi non voto, rifiuto dei meccanismi elettorali, poi un forte appoggio nei confronti dei 5 Stelle, legati però anche, accompagnati anche da una forte xenofobia. Presenza di moltissimi discorsi negativi nei confronti degli immigrati. Non entriamo nel merito. Questa era la prima caratteristica, diciamo, fattuale. L'altra, potremmo dire, un fortissimo disorientamento. Fortissimo disorientamento in queste persone, che nei loro discorsi mescolavano anche posizioni, posizionamenti ideologici, frammenti ideologici completamente diversi. E riprendendo, no, riprendendo quanto diceva Marco Revelli in questo libro molto utile e interessante che si intitola Politica senza politica. Ecco, questo disorientamento, secondo me, è strettamente legato anche alle trasformazioni post-industriali, perché potremmo metterla in questi termini, questo si collega, no? Alla perdita di importanza della fabbrica, no? Alle trasformazioni post-industriali si è accompagnato, no? Anche, come sappiamo tutti, una scomparsa di quelle grandi fabbriche ideologiche, no? Di quelle macchine di produzione ideologica che erano i grandi partiti. E c'è una stretta correlazione tra i due fenomeni, evidentemente. E così come le grandi industrie, la Fiat e tutte le altre, producevano beni di consumo di massa, questi grandi partiti, che fossero il PCI o la DC, ovviamente producevano
ideologia di massa, no? Con tutti i lati negativi del caso, però forniva anche un orientamento, un riferimento a moltissime di queste persone che una volta scomparse tutto questo si sono trovate, come dicevo prima, disorientate da questo punto di vista. Quindi in buona sostanza anche il non voto era collegato a questo, collegato a questo, al rifiuto della politica. Ma c'è qualcos'altro, secondo me, che va preso in considerazione e che ha a che fare direttamente con le questioni di classe, che noi tendiamo un po' a sottovalutare tutti noi, forse qua meno rispetto ad altre situazioni, ad altre realtà. E vorrei riferirmi a un aneddoto. Mentre, un giorno, mentre facevo ricerca presso questa associazione, frequentavo un'associazione di disoccupati che si riunivano per trovare insieme opportunità di lavoro, si presentò una candidata del Movimento 5 Stelle, una giovane signora sulla quarantina che iniziò a spiegare il suo programma elettorale, il fatto che lei si era fatta tutta una storia di militanza contro un ipermercato che doveva essere aperto in zona, eccetera, eccetera. Ma mi porta, poi tra l'altro questa candidata, poi stata eletta al Consiglio Comunale, ha avuto anche una buona affermazione, ha ottenuto tantissimi voti. Ma perché lo dico? Intanto metto le mani avanti, non sono mai stato un simpatizzante dei 5 Stelle, non lo sono, ma cos'è che mi aveva colpito? Questa signora ci disse che lei faceva la parrucchiera e faceva, ce lo raccontava, gli altri, tranne me, gli altri erano disoccupati in cerca di lavoro, e ci raccontò che per anni lei aveva fatto la parrucchiera in nero, in casa, che aveva perso il lavoro, no? Come dipendente, e si era arrangiata così, no? Vero, non vero, non importa, magari non era neanche vero, lo diceva per ottenere simpatia, e volte, ma credo che lo fosse. Ecco, mi ha dato da riflettere questa cosa, perché ci ho pensato per un po', mi sono chiesto, quante parrucchiere ci sono mai state al Consiglio Comunale di Torino? Quante commesse? Lasciamo perdere gli operai, nel corso del tempo di operai qualcuno, sindacalisti, operai, qualcuno ci sarà. Ma quante commesse? Quanti manovali? Quanti muratori? Quanti parrucchiere che lavorano in nero sono mai state elette al Consiglio Comunale di Torino? Secondo me si contano sulle dita di una mano, ma negli anni, e in realtà tanto tempo. E niente, questo mi ha colpito e ciò ho riflettuto molto su questa cosa. E io penso che alla fine anche certe dinamiche del voto e del non voto, soprattutto nelle zone di periferia di Torino, abbiano esattamente a che fare con questo. Per un breve periodo moltissime di queste persone hanno trovato o si sono illusi di aver trovato una rappresentanza da parte di persone che avevano delle storie analoghe alla loro. Non tanto il fatto che potessero cambiare le cose, eccetera, eccetera, ma sono riconosciuti. La rappresentanza ha a che fare anche con questo, no? Non solo col cambiamento, certo, col cambiamento si vota sperando di poter cambiare le cose, ma la democrazia rappresentativa ha a che fare anche col riconoscimento. No? E poi, insomma, le cose che sono successe nel corso degli anni, nel bene e nel male, hanno mostrato forse che questa era un'illusione, o che quantomeno il riconoscimento e la comune appartenenza era molto relativa e molto parziale. E quindi tendenzialmente moltissime di queste persone che si erano affidate al Movimento 5 Stelle si sono ritirate, l'antipolitica e il rifiuto della politica rappresentativa ha preso il sopravvento.
È altrettanto vero, come dimostra anche l'ultimo numero di Jacobin, che la questione dell'ingovernabilità, ovvero il fatto che anche lì, insomma, quando si è nella stanza dei bottoni, poi entrano in gioco delle cose che rendono le città ingovernabili, no? Per esempio l'enorme debito di Torino, e ovviamente anche la questione dei servizi, del multi-utilities, eccetera, eccetera, che quindi poi effettivamente non permette di modificare le cose, se poi l'intenzione era veramente questa, ovviamente. E quindi questo ha anche giocato. Però, secondo me, una cosa su cui bisognerebbe riflettere ulteriormente, dovremmo rifletterci tutti quanti, è proprio a che fare con queste dimensioni, mettiamola in questi termini, identitarie di classe. Non soltanto economiche, anche se queste vengono sempre per prima, non soltanto strutturali, ma anche con queste dimensioni che hanno a che fare con l'identità delle classi lavoratrici e che poi ovviamente si legano direttamente alle questioni del voto o del non voto. Insomma, spunti in questa direzione sono presenti in tutti i numeri di Jacobin, ovviamente anche in quest'ultimo. Grazie mille. Buonasera a tutte e tutti, grazie mille per questo invito e per gli interventi che mi hanno preceduto. Allora, io devo dire che ci sono moltissimi spunti e sono veramente troppi per me per riuscire come dire, a cogliere tutti quelli che vorrei. Prima di lanciarmi nel pippone su Torino, trasformazioni, Torino che perde l'identità post-industriale, dove siamo andati a finire, dove andremo, inizio con anche io con due micro racconti che, insomma, pensando a stasera mi sono tornati in mente. Uno riguarda la disoccupazione giovanile a Torino, il motivo per cui ho chiesto a Carlo di intervenire prima di me, in modo che, insomma, tratteggiasse alcune coordinate. Qualche anno fa, con un gruppo di colleghe, abbiamo lavorato a una ricerca che si concentrava sui giovani tra i 18 e i 30 anni in situazioni di precarietà lavorativa o di marginalità nel mercato del lavoro. Era un progetto molto grosso, coinvolgeva anche altri paesi europei, e per l'Italia abbiamo fatto una serie di interviste, appunto, a giovani a Torino e a Catania. Prendiamo Torino. La cosa che cercavamo di mettere a tema era: in una situazione di precarietà lavorativa o di marginalità rispetto al mercato del lavoro, come funziona la costruzione del benessere, la costruzione dell'autonomia, l'allontanarsi dalla casa dei genitori, costruirsi un futuro, e quali sono le strategie che vengono messe in atto? E quindi quale strategie e a chi ci si rivolge, cercando di doversi immaginare dei percorsi di uscita o di gestione di questa precarietà. Ecco, una cosa che ci ha colpito molto, o forse purtroppo non ci ha colpito, ma ci ha confermato un sentore già presente, che non vediamo altro che confermato anche dalla lettura e da quanto ci ha detto prima sia Lorenzo che Carlo. Nella descrizione delle strategie, delle persone o delle situazioni, delle realtà a cui si rivolgevano nella ricerca del lavoro, nella ricerca di trovare il modo di gestire i buchi tra lavoro, la situazione di precarietà in generale, venivano fuori la famiglia, venivano fuori le rete di amici, non venivano mai fuori le istituzioni. Non venivano mai fuori, e questa cosa per noi era particolarmente rilevante perché un trade union di tutti i vari paesi europei era una politica europea, garanzia giovani, che ci interessava in particolare capire se e come funzionasse. Ecco, questa non veniva assolutamente presa in considerazione, non si sapeva cosa fosse, quando si sapeva si aveva un'opinione bassissima di questa politica, i centri per l'impiego erano o non considerati oppure tutti i racconti che venivano fatti erano racconti di forte frustrazione, di non possibilità di effettiva interazione. Quindi un quadro in cui la disoccupazione giovanile, che su Torino comunque è stata per lungo tempo al 40%, quindi notevolmente molto molto alta,
con una distribuzione anche diseguale rispetto alle varie aree della città, una disaffezione e una disillusione, insomma, rispetto, proprio riprendendo le parole usate prima, rispetto al mondo delle istituzioni, al mondo delle politiche. Questo è una prima, un primo pezzo. Cambiando completamente luogo e situazione, vi porto con me negli uffici del Comune di Torino, ormai quasi 10 anni fa, in un momento in cui San Salvario stava cambiando e io stavo facendo delle ricerche su San Salvario. In particolare ero andata a parlare con un rappresentante dell'amministrazione di allora per provare a capire, mettere un po' a tema la questione del fatto che ci fossero molti residenti che si stavano lamentando della deriva verso la vita notturna estrema e centralizzata rispetto a tutte le altre economie possibili del quartiere, e la problematicità del rumore notturno, il fatto che non ci fossero più i servizi di prossimità che c'erano prima. Insomma, ho un po' interagito con questa persona all'interno dell'amministrazione e gli ho un po' chiesto se l'amministrazione avesse intenzione di fare qualcosa, portando anche ad esempio il quadrilatero, una serie di interventi che avevano fatto precedentemente. Questa persona mi risponde che lei rivendica in modo molto forte il fatto che San Salvario ce l'avesse fatta da sola, che fosse riuscita a uscire dalla crisi terribile che l'attraversava negli anni 90 e che si fosse riposizionata nel panorama cittadino come quartiere di successo. Quartiere di successo, quartiere che attirava le attenzioni della popolazione giovane in quel caso, e che non avesse più bisogno dell'intervento dell'amministrazione, e che anzi non era cosa dell'amministrazione fermare quella tendenza. Le leggi nazionali erano cambiate, la liberalizzazione delle licenze aveva fatto sì che non si potesse intervenire dal punto di vista di questa persona in tal senso, né tantomeno si poteva andare a impedire ai vari commercianti di usare delle installazioni sulla strada. Quindi in quel caso ci sono secondo me due cose che sono interessanti, che mi hanno colpito e che mi piacerebbe riportare qui. Uno è il tema dell'attivazione delle risorse dal basso. Cioè, una grande retorica che è molto frequente, che di fatto sottolinea quanto sia importante, è interessante, è bello, è positivo attivare le risorse che ci sono già, chiedere ai cittadini di fare qualcosa, chiedere ai cittadini di intervenire, chiedere al terzo settore di prendere parte alla rigenerazione urbana, demandando però in questo modo e facendo un passo indietro rispetto anche a un direzionamento del cambiamento. Nel momento in cui si fa un passo indietro e si chiede alle risorse del luogo di attivarsi, in primo luogo si dà per scontato che le risorse siano tutte presenti sempre e che non ci siano differenze in termini di risorse, dall'altro che le risorse siano, in quanto nascono dal basso, siano necessariamente e immediatamente dirette verso un bene comune e che abbiano dentro di sé un portato di democrazia che non è scontato. E dall'altro è la questione del modello. Cioè, questa persona mi diceva: beh, ci sono i locali, ci sono i giovani, c'è l'aperitivo, stanno lì fino a notte fonda, un successo, perché qual è il problema? Ce ne avessimo di più di problemi di questo tipo. Quindi questo ci fa capire che in tempi, insomma, metà anni 2010, tra 2010 e 2020, il tema del modello di successo che circolava a Torino era l'idea di una città basata sul consumo. E questo mi consente un po' di ricollegarmi al tema dell'identità persa e tentata di ricostruire della città di Torino, che sappiamo tutti ha avuto un grande passato industriale, che a un certo punto si è trovata a fare i conti con la crisi di questa economia, che ha significato anche una crisi identitaria, e che ha cercato, senza riuscirci appieno, di mettere altri elementi per controbilanciare, no, questa situazione di crisi. C'è stato un momento in cui
l'amministrazione locale ha lavorato in modo molto forte per costruire una nuova immagine di città, per costruire le nuove linee di sviluppo urbano. E se noi andiamo a guardare nel micro, ovviamente possiamo vedere le trasformazioni del quadrilatero e il grande evento delle Olimpiadi. Il quadrilatero è un caso classico di gentrification gestita dallo Stato, cioè nel senso che la partecipazione statale, la spinta del pubblico è molto forte, sia in termini di trasformazione residenziale, sia in termini di trasformazione commerciale. È accaduto in un momento di un certo tipo, con anche molti fondi che arrivavano insomma, da livello europeo, e che però ha dato una sorta di imprinting a quello che poteva essere Torino. L'unica cosa che bisognava fare a quel punto era trasportare il modello da tutte le altre parti di Torino, e così avremmo avuto una città non più industriale ma magicamente votata al consumo. E quindi di nuovo una città globale, perché è vero che Torino non è città globale e siamo decisamente più in basso rispetto alle gerarchie, ma sicuramente c'è sempre stata questa aspirazione di prendere, no, dei modelli che hanno successo altrove e in modo un po' critico prenderli e applicarli ai contesti urbani. Non è Torino ovviamente, sono tutte le città mondiali, tant'è che sono un po' tutte simili, cioè un po' le strategie che sembrano funzionare vengono un po' prese e rimesse nei vari contesti. Peccato che dopo questo grande successo del quadrilatero, grande successo che vorrei sottolineare ha avuto delle implicazioni, degli impatti sociali in termini di espulsioni, allontanamento e trasformazione molto forti, ma che insomma la città ha un po' scelto di non mettere a tema in modo forte o di non problematizzare come parte integrante del modello, ma dire al massimo quel modello funziona, magari dobbiamo semplicemente fare degli aggiustamenti, no, per controbilanciare. Cosa succede? Succede che abbiamo un debito pubblico molto forte dopo le Olimpiadi e che arriva la crisi del 2008, quindi grosso problema tutto quel tipo di intervento e gestione, no, da parte della politica, della trasformazione urbana, inizia a essere un po' faticosa. A quel punto effettivamente la politica fa un passo indietro, e fa un passo indietro grazie anche al fatto che delle trasformazioni a livello nazionale, cioè tutte le trasformazioni in termini di liberalizzazione delle licenze, stavano cambiando il panorama. Quindi quello che è successo è stato semplicemente dire: beh, adesso che le cose sono cambiate, noi non possiamo fare niente perché appunto le leggi sono cambiate a livello nazionale, diamo via libera al mercato. Quindi un passo indietro, un tirarsi indietro dalla responsabilità di gestire un percorso che però stava andando esattamente nella direzione sperata. E quindi abbiamo visto San Salvario con la trasformazione dirompente che ha avuto, e dopo San Salvario abbiamo visto Vanchiglia, dopo Vanchiglia Borgo Rossini, da Borgo Rossini Aurora, e insomma si arriva sempre più vicino al contesto di Barriera e di Torino Nord. Sono cose che tutti voi sapete, insomma non sto dicendo niente di nuovo, però mi ha sempre molto colpito come ci siano un po' queste, no, due anime di Torino e che si punti in modo molto forte a trovare delle nuove identità, che siano nuove identità che però dimenticano un po' tutta la parte sociale, cioè dimenticano un po' tutto il portato e tutte le implicazioni, tutto il precipitato sui contesti. Cioè si punta a sostituire l'economia industriale con un'economia del consumo, del turismo, degli studenti, e si lavora e si fanno leggi, deroghe, interventi, micro interventi più o meno appunto, come si chiamano, punture urbane, perché non si può più fare un piano integrato perché non ci sono i fondi, non ci sono tutte le possibilità che c'erano prima, e però vanno sempre più a favore di una popolazione temporanea, sempre più a favore di classi medio-alte e sempre più a favore di classi che neanche stanno nella città realmente, che non sono neanche quelle che rimarranno in città nei prossimi 10-20 anni, che quindi hanno un interesse perché questa città, come dire, cresca, sì, va bene, però non con delle implicazioni in termini di disuguaglianze sociale forte, ma si punta sempre di più su popolazioni temporanee, che sono i turisti, che sono gli studenti universitari, che sono
i visitatori. I listing di Airbnb sono schizzati a 4.500 appena prima della pandemia. Insomma, e Torino appunto non è Londra, non è New York, non è nient'altro, niente di tutto questo. Quindi ecco. Però forse abbiamo inventato l'aperitivo. Forse abbiamo inventato l'aperitivo, ai noi. No, chiudo semplicemente dicendo che Torino sicuramente ha anime diverse e pongo il problema, cioè, pongo la domanda, ecco, quanto sia, quanto l'ingovernabilità, quanto la complessità dei fenomeni, ecco, la sfida non, deve essere che non diventi scuse, che come diceva Lorenzo prima, non si dica, beh, non è cosa dell'amministrazione e neanche non è cosa nostra, perché insomma la politica alla fine siamo anche noi e non è che possiamo tirarci troppo indietro. Questo direi che... Sì, allora io farei un salto, cioè farei un passaggio invece con voi e appunto cercherei di capire se ci sono delle domande, degli aspetti che volete fare in qualche modo approfondire o insomma dei ragionamenti che vi sono, degli spunti che sono emersi. Sì, posso? Sì, certo. Sì. Un giro questo. Allora, approfitto e mi siedo qua. Ma allora, grazie innanzitutto dei vostri interventi, tutti molto interessanti. Rispetto a quest'ultima cosa che stavi appunto dicendo, che riguarda quindi queste trasformazioni che riguardano Torino, ma in realtà molte altre città italiane, non solo, è una domanda in realtà molto banale, una constatazione, cioè questi discorsi sulla gentrificazione, sulla turistizzazione sono ormai anni che li stiamo facendo. E non è un fenomeno, tra l'altro, nato in Italia, ma come sappiamo è arrivato già da decenni, diciamo, di trasformazione appunto nel mondo anglosassone, eccetera. In che modo gli intellettuali, quindi i ricercatori, le università, si sono interfacciati con gli attori politici ed economici che queste trasformazioni le hanno praticate? Cioè, nel senso, mi viene da dire, se tutti ne stiamo discutendo da anni e tutti vediamo che è una cazzata, cioè scusate, la metto veramente molto banalmente, ok? Perché stanno continuando ad andare avanti queste cose? Benché a livello, mi pare, di analisi, di ricerca economica, sociologica, che ha, poi ovviamente non abbiamo, si è solo accennato al tema dell'impatto sulla questione abitativa, che a Torino, cioè, nel senso, me lo spiegate voi, è comunque ovviamente una situazione drammatica. Ecco, questa è un po' la questione, cioè c'è un rapporto, c'è un interfacciarsi con il mondo della ricerca, con il mondo accademico, e se sì, perché appunto non produce effetti concreti. Adesso la sto mettendo un po' banalmente, però grazie. Ci sono altre domande o facciamo anche un giro complessivo, no? Allora intanto vai. Grazie per la domanda molto semplice. No, allora, in maniera molto smaliziata è perché se l'obiettivo non detto è la crescita economica, queste sono dinamiche che portano crescita economica, ed è molto facile nascondersi dietro la necessità da un lato di questa, della crescita, della ripresa, delle retoriche della necessità di creare qualche forma di occupazione, di mettere a rendita in qualche modo il contesto urbano. Si parla molto di questi temi, si parla
molto, per esempio, di tutta la questione della regolamentazione legata a, per esempio, Airbnb. È vero che, come dire, all'interno di circoli più o meno intellettuali o di sinistra si riconosce abbastanza chiaramente che il tema della gentrification, che poi chiaramente nel contesto italiano prende forme diverse, dinamiche diverse rispetto a quelle pure anglosassoni classicamente intese nella letteratura, è un problema, non è così scontato che la politica o i decisori politici sposino questa visione. Banalmente, se pensiamo a tutte le varie discussioni che ci sono state sulla città creativa e su quanto l'abbiamo problematizzata all'infinito, quanto in tempo 10 minuti è stata criticata da chiunque e litri e fiumi di inchiostro sono stati spesi, comunque sono le parole più ricorrenti, è il modello che comunque ancora ritorna molto spesso nella mente dei politici, ed è uno dei pochi libri che io mi sono trovata citata tipo dalle amministrazioni quando discutevo del possibile percorso di cambiamento della città. Sì, no, sì, cioè, proprio per quello, no? Però il fatto che, non so come dire, la comunicazione di quelle, le ricette facili sono quelle che convincono di più. Purtroppo sono le prime, sono quelle più semplici, quelle che semplificano la complessità del reale e che promettono di dare delle ricette di facile implementazione che risolve sia la questione economica che la questione sociale. E molto spesso il tema della rigenerazione urbana e l'intervento su quartieri che mette, per esempio, a frutto la diversità di quel quartiere o l'atmosfera autentica di quel quartiere, promette di risolvere sia gli aspetti sociali che gli aspetti economici. E dall'altra parte quello che c'è è una complessificazione del reale, cioè non è un dare risposte altrettanto semplici e di ricette o l'elenco dei punti da fare che la città deve avere, ma è dire la situazione è più complessa di così, facciamo attenzione a cosa implica, facciamo attenzione a sentire gli attori diversi, a inserire la molteplicità delle voci, la molteplicità dei bisogni, e quindi a, come dire, ricette semplici, immediate ed economicamente vantaggiose. Quello che si oppone tendenzialmente a una decostruzione critica che non dà però delle risposte, come dire, così semplici da mettere in atto, ed è forse il motivo per cui non abbiamo tutta questa fortuna, o forse non siamo dei comunicatori abbastanza efficaci, che è anche un'altra possibilità. Non so se tu vuoi aggiungere. No, io non ho sentito quindi magari evito. Potrebbe anche essere una risposta interessante. Era su come mai, visto che sappiamo di, insomma, la problematicità di questi modelli di sviluppo urbano e ne continuiamo a parlare da anni, non riusciamo a... Devo rispondere seriamente. L'amministrazione o gli amministratori continuano a perseguire questi modelli, più o meno. Ah no, non ce l'ho la risposta, tendenzialmente, perché sono le logiche del capitalismo urbano che funziona mettendo in rendita tutto quanto, dallo spazio di un quartiere alle caserme abbandonate che venivano citate prima, così come addirittura si arriva ai beni materiali come l'autenticità di un quartiere, no? Che effettivamente, come dicevi tu, sembra funzionare. Ecco, quello che potrei aggiungere è che ovviamente questa crescita anche accelerata dei servizi, del consumo, eccetera, eccetera, di questa economia dello spritz, è anche interessante. Poi si trovano un sacco di spritz buoni, quindi ci sono dei miglioramenti, no? Voglio dire, non è che ci sono
Beh, no, ho sentito il tuo accento che tu sei un esperto, però tendenzialmente per noi che siamo qua autoctoni, cioè, ti trovi anche delle cose positive. Adesso, come adesso, a Torino ti sanno fare un martini in cocktail, fino a qualche anno fa non era così. Però qual è il problema in questo cambiamento dei servizi? È che una buona parte delle vecchie classi lavoratrici sono state di fatto espulse perché non sono recuperabili, no? Nel numero ovviamente c'è l'intervista a Saskia Sassen che rielabora, sì, un'intervista rielaborata, insomma, che rielabora il concetto di città globali, no? Però potremmo richiamarci anche al suo notevole libro Espulsioni, no? Quello che vediamo è questo, no? C'è tutto un frammento delle vecchie casse lavoratrici che ovviamente non si può riadattare a queste dinamiche di trasformazione, perché passare da un certo tipo di lavoro non qualificato invece a questi lavori nei servizi non è affatto facile, poi ovviamente c'è tutto l'indotto e tutto il resto, insomma qualcuno lo deve trasportare in Campania per fare lo spritz, quindi questo è vero, però tendenzialmente questo, però no, trattengo, però per essere provocatorio, posso essere provocatorio, siamo il punto è che ne parliamo noi di queste cose, noi, cioè noi, tra l'altro significativo, i circoli intellettuali di sinistra, che ormai sono sinonimi, parliamo noi, intellettuali di sinistra, va bene? Gli amministratori sì, forse sì. Ci sono anche quelli che hanno studiato che vengono dai circoli intellettuali di sinistra e poi vengono cooptati. Ma di fuori di noi non ne parla nessuno. Cioè lo sentono, gli effetti negativi della gentrification, gli effetti negativi dell'economia dello spritz, lo vivono sulla loro pelle. E quindi probabilmente in alcuni casi vogliono contrastarlo, vorrebbero contrastarlo, oppure anche approfittarne e magari versi uno spritz decente anche a Mirafiori Sud e a Barriera di Milano. Non ne parlano, ma noi ne parliamo, cioè, ne parliamo, lo studiamo con tante ricadute interessanti, ma sicuramente non dal punto di vista politico. Dico solo due cose, perché ovviamente sono d'accordo con tutto quello che è stato detto, però penso che tranne che sullo spritz mi volgo alla facoltà e non risponde. Ma no, perché ovviamente adesso non posso parlare a nome dell'Accademia, non lo farei mai. Però guardando dal punto di vista politico, alla fine non so come dire, l'impressione è che il punto vero è che manchi una cosa, una parola un po' fuori moda, che è la pianificazione. E so che sembra una banalità, però cioè, lì si torna, nel senso che il punto è che se il ruolo della politica si riduce a un ruolo, non so come dire, amministrativo, quello che posso fare io è provare a trarre capitali per la ricchezza della città, ma neanche, ripeto, in buona fede e da amministratore che vuole il bene del suo territorio e devo attrarre capitali. Se devo attrarre capitali, devo fare le cose in un certo modo, proprio perché tanti che non posso più produrre, perché questo non è più opera delle cose possibili, soprattutto in città, che non sono lo spazio della produzione, devo mettere in vendita quello che ho e va quello che dicevo prima. E guardate che questo, cioè, è una cosa che secondo me noi dobbiamo, su cui dobbiamo ragionare sopra, anche da sinistra, eccetera, perché su questa cosa della gentrificazione, secondo me, molto spesso rischiamo di dare letture un po' superficiali, no? Io ora mi sono trasferito un paio di mesi a vivere a Padova, in un quartiere che fino a qualche anno fa era un quartiere in cui vivevano fondamentalmente immigrati, al massimo qualche studente, ma insomma neanche tutti, perché la mamma ti diceva che non era il caso di viverci, e ora c'è il problema della gentrificazione, perché c'è un po' di persone che ci sono andati a vivere, e discuto con un sacco di persone intorno a me che sono preoccupatissime della gentrificazione. E va benissimo, perché è vero, sono alzati un po' i prezzi delle case e così via, però la gentrificazione per ora si concretizza nel fatto che hanno aperto due bar e che un parco è stato dato in
sì, è stato dato a un'associazione che organizza un bel festival d'estate, però non è che io devo, non so come dire, siccome mi oppongo alla gentrificazione, devo tifare perché il quartiere sia il quartiere dormitorio in cui non ci sono i bar, in cui nel parco non ci sono iniziative d'estate e così via. Perché il mio problema non è che si rivitalizza il quartiere, mentre il quartiere dormitorio prima, ghetto degli immigrati, mi piaceva un sacco perché era autentico, no? Il problema è che non c'è una politica pubblica su come viene fatta questa cosa e su come posso evitare che il fatto che un quartiere abbia una vita e che quindi le persone ci stiano bene significhi che si alzano drammaticamente i prezzi per tutti fuori controllo e che le persone ne vengano espulse. Però questa è la politica pubblica, quello che manca è di pianificazione di quello che avviene e quindi ragionare su forse devo fare una politica abitativa di un certo tipo, forse devo fare l'edilizia pubblica, forse devo fare determinate cose per gestirla questa cosa, ripeto, non ti fare ghetto, ecco. Perché secondo me, questa secondo me è la dicotomia, no? Il modello successo, Milano, eccetera, per cui se schizzano gli affitti va bene, io amministratore sono stato bravo se gli affitti schizzano, perché vuol dire che la città è più attrattiva. Gli affitti schizzano perché io ho attratto capitali, io sono stato bravo, ho fatto bene il mio, oppure, cioè, ripeto, secondo me il punto è questo, e guardate che questa è una dinamica che non riguarda neanche solo le città. Cioè io mi ritrovo per ragioni familiari a frequentare molto spesso una valle delle Dolomiti Venete, tradizionalmente non turistica, che fino a ben 30 anni fa era un posto industriale, pur essendo in mezzo alle montagne, e ora vive una dinamica da turistificazione esattamente con tutte le cose che abbiamo detto oggi, che avvengono nel centro di Torino, ma più sotto dicendo a Firenze, a Venezia, a Roma, eccetera, avvengono uguali lì, per cui l'attività, non so come dire, chiudono i bar per i locali perché aprono solo le cose per i turisti, tutte le dinamiche che abbiamo visto in mezzo ai paesini di montagna le vediamo nello stesso modo e avvengono per un semplice motivo, perché se ne sono andate le fabbriche. Se ne sono andate le fabbriche e nella mancanza di qualsiasi tipo di politica industriale, di politica economica che immagini lo sviluppo di un territorio, l'amministrazione locale quello che può fare è attrarre capitali dove li trova e quindi buttarsi su quello che ha, sul turismo, sugli impianti, tutte cose che... Però ripeto, questa è una cosa che al di là di tutte le dinamiche del capitalismo globale su cui possiamo ragionare, manca completamente qualsiasi tipo di politica pubblica e di pianificazione di dove vogliamo andare, perché prima giustamente sia Magda sia Carlo hanno parlato molto della questione del Torino che si rimmagina una vocazione post-industriale e così. Questa è una cosa che ovviamente, cioè, riguarda tutto il nostro paese comunque, che sta vivendo ormai da 20 anni una transizione di questo tipo, e però questa discussione non sta avvenendo se non in retoriche farlocche del beni culturali come petrolio e tante altre cose che vanno bene solo per chi poi non ci deve vivere veramente, di quelle cose lì, e ripeto, manca una discussione di questo tipo, insomma l'invito che si può fare è solo a portare questa discussione a tutti i livelli, perché non so come dire, tu giustamente dicevi cosa fa l'università, io non ho idea perché queste cose non me ne occupo, ma quantomeno ne parlasse un po' anche la politica, non sarebbe male. Il sindaco di Firenze un paio di mesi fa si è fatto una meravigliosa foto sul terrazzo del nuovo Student Hotel, che è il terzo che apre nella città, perché due evidentemente erano pochi, con vista sulla cupola del Duomo dietro, perché lui è contento di quello sviluppo là, perché nell'ottica in cui l'unica cosa che posso fare è attrarre capitali, lui è stato bravo a far aprire gli Student Hotel. Allora o si ragiona di portare un'ottica diversa in quel dibattito, o altrimenti vedo poche alternative. Vai Matti. L'intervento di no, stai tranquillo, se no stai in piedi, stai qua seduto. Questo ultimo intervento di Lorenzo un po' collega alla discussione, secondo me. Cioè, io vi dico subito qual è la domanda, poi vi faccio un piccolo contorno. La domanda è: le città sono ingovernabili, ma è l'unico soggetto effettivamente di questa discussione, perché se noi parliamo di attrazione di investimenti, ad esempio, tema molto interessante.
interessante, molto importante. Ci sono altri soggetti pubblici che intervengono su questa discussione. In questo senso, perché l'immagine cittadina ci lascia, come dire, perplesso ogni tanto quando sono delle discussioni dove, ad esempio, c'è l'assenza di lavoro o politiche sociali inefficienti, anzi, su questa seconda parte forse invece dobbiamo tenere dentro città. Ma se parliamo, ad esempio, di attrazione di investimenti, esiste un soggetto, ad esempio, molto più consono e che ha un impatto maggiore, che ad esempio è la regione, non solo la regione, in realtà è il paese, ma se dobbiamo parlare, ad esempio, di politiche di attrazione di investimenti, la regione Piemonte, se non sbaglio, ogni 5 anni finanzia qualcosa come 800 milioni di euro da destinare all'aiuto, allo sviluppo di imprese. E sono tanti, tanti soldi. E quindi sono competenze che vanno, che sono legate allo sviluppo e che però sono guidate invece dall'ambito regionale, quindi da quello cittadino. L'ambito cittadino, giustamente, alcune competenze per rendere vivibile un luogo, quindi accessibile nei servizi, sono legate appunto alle politiche sociali. Allora, capire il perché le politiche sociali in qualche maniera non sono adeguate a città di dimensioni di questo tipo, ad esempio parlando di Torino, e si fa in qualche maniera, c'è un arretramento, si chiede addirittura prendendo il terzo settore di coprire i buchi, è legato al fatto che, ad esempio, e questo purtroppo ci ritorniamo per forza, se non ci sono risorse, quindi c'è un ripiegamento delle risorse interne e hai una popolazione che ha un reddito sempre più basso e quindi paga delle tasse che sono inferiori, avrai dei servizi che saranno sempre, come dire, in arretramento. Uno, sicuramente un problema di ridistribuzione delle risorse, e su questo non c'è alcun dubbio. Ma dall'altro, io ricordo 10 anni fa, quando c'è stato qui a Torino un referendum di Marchionne, io ricordo l'immagine di Fassino, il sindaco attuale, diceva: no, andiamo assolutamente a sostenere con forza la Fiat, deve rimanere qua. Ma noi tutti sapevamo che Fassino non contava assolutamente nulla in quell'ambito, non avrebbe deciso di niente. Le attuali amministrazioni si giocano in una classica competizione globale, chiamiamola così, si giocano delle risorse che sono diverse. C'è l'attrazione dell'evento in sé, che insomma, la finale di ATP, si giocano queste robe, che sono tra altre cose un quello di lavoro momentaneo e pagato molto male. In questo senso Torino è rimasta incentrata qua, infatti la discussione sull'identità a me è sempre, come dire, è sempre sconvolto. Io sono arrivato a Torino nel 2006, una città che sembrava appunto al massimo della sua manifestazione di grandezza, chiamiamola così, e aveva quasi l'impressione che avrebbe potuto sostituire l'industria attraverso appunto la città della cultura, e quella roba lì è caduta perché non aveva consistenza. Cioè, è andato via il grosso investimento, cioè il grosso apporto di lavoro, per quanto uno possa essere industriale, forse industriale, togliamo via per un attimo la questione dell'identità, ma se non fuori via quelle risorse lì, questa città ha fatto fatica a trovare un senso, anche una prospettiva futura. Però come si attraggono effettivamente degli investimenti e delle risorse che possono anche andare poi incontro a far diventare una città sostenibile nella sua crescita, nella sua dimensione di vita, non solo per i turisti. Spero di aver fatto la domanda. No, in questo caso non c'è. Grazie. se avessi la risposta, penso... No, non ho questa risposta, cioè nel senso, molte delle cose che hai detto mi sembrano assolutamente molto interessanti e è assolutamente vero che non possiamo osservare alle città, e Torino, ma qualsiasi altra città, tirandola fuori da tutte le dinamiche che attraversano lo spazio più in generale, cioè ci sono ovviamente delle dinamiche che sono regionali, delle altre che sono nazionali, ancora che sono globali, ed è miope pensare di guardare a Torino senza pensare che Torino è il precipitato di tutte queste dinamiche che si intersecano. E ovviamente la città può solo fare un pezzo, non è che
che penso che la risposta stia un po' nelle, in quello che ha detto prima Lorenzo, cioè comunque tutto è una scelta politica. Ora, il fare o il non fare è una scelta politica, il proattivamente attirare degli investitori o il non legiferare, il fatto che loro possano arrivare e fare piazza pulita e fare il bello e il brutto tempo, è una scelta decidere di avere come obiettivo un'agenda di sviluppo, di crescita economica o un'agenda che mette al centro le questioni sociali. La risposta, nel senso, non c'è una risposta o una ricetta, secondo me quantomeno, che va bene per tutte le città o per tutti i momenti che quella città attraversa. Le uniche risposte che possono esserci sono risposte molto situate, molto precise, molto, e io devo essere sincera, non è che ce l'ho e dico assolutamente questo è il modo in cui Torino potrebbe risolvere tutti questi problemi identitari, economici, sociali. L'unica certezza per me è che deve essere una scelta politica, cioè che la politica non può tirarsi indietro, non può la politica a livelli vari, perché comunque una decisione verrà sempre presa. Io mi occupo anche di richiedenti asilo e rifugiati e secondo me molto interessante l'esempio del fatto che il sistema di accoglienza fosse incentrato sulla volontarietà dell'accoglienza per i comuni per lungo tempo, poi a un certo punto gli arrivi erano tali per cui non potevi più scegliere se accogliere o no, ti veniva messo qualcuno, ha fatto acqua da tutte le parti, però questo ci ricorda che non possiamo, come dire, la città non può tirarsi indietro, le cose accadono perché in quelle dinamiche locali, globali, è comunque immersa e la cosa che si può fare è forse cercare di governarle, appunto, senza ricette preconfezionate, se non tutte le risposte molto politiche che vanno da decodificare i problemi e provare a porsi degli obiettivi che non siano semplicemente di crescita economica o di attrazione di capitali, di messa a rendita dello spazio, ma che tengano conto anche per chi vogliamo fare la città, no? Cioè per qual è l'obiettivo finale, cioè se l'obiettivo è attirare capitali si va in una direzione, se l'obiettivo è renderla più vivibile per le persone che ci abitano si va in un'altra. Non penso di aver risposto alla domanda perché non penso di essere in grado di rispondere, ma spero di aver dato un ulteriore. Faccio domande, non si riesce a rispondere, non chiedo se rispondere. Però forse su questo. Dico una cosa, sì, non è che abbia una risposta, però. Vabbè, anch'io ovviamente sono d'accordo sul fatto che la centralità di altri soggetti, questo è evidentissimo, insomma. È evidentissimo anche per quello che dicevo prima, no? Per la, non so come dire, per la marginalità reale che le città hanno nella società italiana. Ovviamente magari io ho un punto di vista un po' estremo su questo, io sono nato in un posto, la provincia di Treviso, che ha 800.000 abitanti e il capoluogo ne ha 80.000, quindi il 90% delle persone vive fuori dalla città. E comunque la città è un posto a 80.000 abitanti, ok? Il 90% delle persone e il 100% del PIL, non so come dire, la produzione e così via. È una grande città diffusa dove immaginare un ruolo delle amministrazioni comunali è ridicolo e non è un caso se poi, no, la forma politica che quel territorio si è dato è questa specie di monarchia regionale più o meno ereditaria o comunque insomma che comunque si concretizza nello Zaiastan che è la forma attuale di una cosa che poi ne vedrà delle altre in futuro e però è un problema perché la regione è in assoluto il contesto di governo meno democratico che il nostro paese conosca, è potentissimo,
invisibile al dibattito pubblico, attraversato da dinamiche più o meno imperscrutabili, e su cui questa discussione qua non viene fatta, anche solo perché banalmente, non so come dire, non è un caso, cioè prima dicevo, facevo l'esperienza delle liste locali e così via, che riusciamo a costruire, organizzare il consenso, riusciamo a farlo a livello locale, perché in assenza di soggetti organizzati a livello nazionale, di risorse, di infrastrutture, eccetera, sappiamo attivare attraverso reti di prossimità quel meccanismo di supplenza di movimenti, associazioni, partecipazione individuale che dicevo prima. Appena si esce dal contesto cittadino, questa cosa non si può più fare, e quindi la partecipazione democratica semplicemente non esiste, perché i partiti non esistono fondamentalmente più come strutture in grado di fare questo. Queste cose che noi ci inventiamo sul livello locale per fare la supplenza in partiti, non riusciamo a farle su quella scala là, e quindi è assolutamente impermeabile. E questa è sicuramente una discussione, insomma, da fare, perché la democrazia senza organizzazioni non si fa, e quindi abbiamo queste organizzazioni. Sulla domanda che facevi, cioè come si attraggono, allora saperlo. Cioè, ovviamente c'è un elemento globale, cioè c'è la competizione per l'attrazione di capitali avviene su scale che non sono semplicemente, non sono quella cittadina, sono quella regionale e nazionale. Ovviamente, no? Quello che stiamo vivendo con la delocalizzazione, pensiamo alla vicenda GKN di questi mesi e così via, mostra cose anche, non so come dire, non controllabili neanche dallo Stato nazionale in sé. Dopodiché ci sono un sacco di cose che invece lo sono, e anche qua mi ripeto, però la politica industriale non è reato, altri la fanno, tant'è che altri poi comprano le aziende italiane che invece qua vengono vendute. E quindi evidentemente non è, cioè la globalizzazione è un mostro che cambia il contesto eccetera eccetera, ma non è che niente si possa fare in questo contesto, e nel nostro paese si è scientemente deciso che questa cosa non è il caso di farla, che invece la competizione a ribasso per l'attrazione di capitali purché capitano è l'unica cosa che si può fare, anche qua per dinamiche ovviamente anche di indebitamento, quindi carenze di investimenti e così via, però questo è un nodo centrale, perché se non c'è la capacità da parte dello Stato di ragionare su qual è la prospettiva di sviluppo e quindi cosa faccio io per creare il contesto perché ci sia un'innovazione di un certo tipo e che magari possa arrivare anche l'investimento privato, ma perché si accompagna a un investimento pubblico di un certo tipo, se questa cosa non esiste, ripeto, quello che può fare l'amministratore è competere. In un paese vicino a quello in cui sono nato, qualche mese fa, il sindaco era entusiasta perché è riuscito a portare nel paese Amazon, okay? Perché aprirà un nuovo magazzino di Amazon. Poi uno va a vedere e il comune, comunque il territorio in qualche modo, dà a quell'azienda un capannone gigantesco, la possibilità di costruire, no? Di speculare su quello che era un terreno agricolo, eccetera, perché porta posti di lavoro. Uno va a vedere, i posti di lavoro sono 20, sono 20 posti di lavoro, cioè è più qualche driver, ovviamente partita IVA, eccetera, finto lavoratore autonomo e così via, però cioè, se non c'è una politica industriale a livello nazionale e così via, questo si può fare, posso provare io offro Amazon di più quello che offre il comune di fianco, così mi porto a casa io questi 20 posti di lavoro invece del comune di fianco. Sono neanche le briciole, sono molto meno. Sì, io voglio aggiungere un punto che diciamo mi ricollego a uno degli articoli pubblicati su Giacobbe in quest'ultimo numero, appunto di Marco Bersani che citava prima Lorenzo, che si intitola emblematicamente Il cappio del debito, in cui appunto si afferma che un comune su 8 in Italia si trova in condizioni di dissesto, predissesto di bilancio. Qua a Torino ne sappiamo qualcosa, visto che abbiamo un debito diciamo non irrilevante, che poi anche è uscito da poco un articolo su Volere la Luna che lo approfondisce e mostra come in realtà, a dispetto di quanto abbiano sostenuto le ultime amministrazioni, il debito si è aumentato e come rimanga per gli investimenti una cifra irrisoria, una cifra che non, di 40 milioni annuali con cui è difficile coprire già le spese necessarie. Quindi diciamo Marco Bersani, che è esponente di Attac Italia,
Attac Italia ha recentemente lanciato una campagna appunto che cerca di affrontare un po' queste questioni, e uno dei punti si pone di due aspetti. Uno, diciamo, è in qualche modo si chiede di rinunciare al tema del pareggio di bilancio, che appunto ha condizionato, condannato i comuni in tutti questi anni a politiche ovviamente non di costruzione, non di investimento, ma anzi di disinvestimento, e quindi di passare da una politica di pareggio di bilancio finanziario a una politica di pareggio di bilancio ecologico, di genere e sociale. L'altro aspetto che però è centrale in questa ultima parte di conversazione è il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti. La Cassa Depositi e Prestiti nasce nel 1850 e raccoglie il risparmio postale di circa di oltre 20 milioni di italiani e gestisce un patrimonio di 275 miliardi di euro. E, Cassa Depositi e Prestiti ha avuto per tantissimi anni, più o meno un secolo e mezzo, il compito di finanziare gli enti locali a tassi agevolati. Poi, con l'affermazione del liberismo, i comuni che avevano come accesso esclusivo ai finanziamenti proprio Cassa Depositi e Prestiti, hanno avuto accesso invece ai mercati in generale, e poi nel 2003 è cambiata la natura di Cassa Depositi e Prestiti, che è stata trasformata in una SPA e con tutte le conseguenze che abbiamo visto in questi anni. Quindi la campagna di Attac propone di socializzare Cassa Depositi e Prestiti, quindi una socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti per riportarla a quella che era la sua finalità originaria, cioè un'utilità sociale, quindi rivolta agli enti locali. Questo credo che sia tornando all'inizio dell'incontro, si diceva come app sia un'infrastruttura, diciamo, che cerchi di attivare delle campagne, di supportare delle campagne anche esistenti. Ecco, questa è una campagna sicuramente che dovrebbe essere considerata, perché va un pochino al cuore delle questioni che stiamo affrontando. Aggiungo un ultimo elemento in questo quadro tragico che ci troviamo ad affrontare, che è il decreto, l'IDL sulla concorrenza e mercato, che è stato approvato a inizio novembre dal governo Draghi, dove Draghi completa un po' un processo che aveva avviato in qualche modo lui, o comunque a cui aveva dato un grande contributo, e quindi all'articolo 6 di questo DDL si afferma la privatizzazione di quello che resta dei servizi pubblici locali, anche quelli, diciamo, non economici, tra virgolette. Quindi questo è, come dire, il completamento di un percorso di privatizzazione, e che fondamentalmente restituisce al comune un ruolo di mero amministratore, di mero gestore, ma senza più nessuna leva, senza più. E quindi un'altra campagna di Attac che si chiede ai consiglieri, di quei soggetti di sinistra, a chi vuole, a chi è interessato, che sono entrati in comune, fanno parte appunto dei consigli comunali, di portare alle giunte e ai sindaci locali la richiesta di chiedere da parte dei vari comuni lo stralcio di questo articolo dal DDL 6, dal DDL, scusate, sulla concorrenza sul mercato. Questo, secondo me, è un altro punto importante, visto che è di grande attualità, su cui dovremmo cercare di concentrare gli sforzi da un punto di vista di azione, di massa critica in queste settimane. Non so se c'è qualcos'altro, se vogliamo invece chiudere, visto che sono le 9:15, c'è la Champions. Ecco, lo sapevo. Grande bocca al lupo a Chelsea. Quei pochi presenti che ci rimangono, Chelsea, dimenticate gli ultimi 30 secondi di questo dibattito. Yeah.
Va bene, grazie a tutti.